Parliamo oggi di un tema che può sembrare strano e persino pleonastico, e cioè esiste una cultura italiana? Naturalmente tutti sono portati a dire che certo che esiste, ma invece noi vorremmo cercare di capire se esiste davvero e se questa sua esistenza è realmente fondata. Ne parliamo con due illustri intellettuali italiani che sono Gianrico Carofiglio, che è un magistrato di professione sua, ma è poi diventato un celebre scrittore prima di romanzi a sfondo giallo, poi invece anche di romanzi a sfondo non più giallo, ma letterario vero e proprio. E dall'altra parte ne parliamo invece con Sergio Luzzatto, che è uno storico giovane, si fa per dire, appartiene alla categoria dei giovani che non si sa poi mai bene quando uno finisca di essere giovane, ma lui è in realtà giovane, ed è uno storico italiano tra i più innovativi e tra quelli la cui opera è stata più rilevante negli ultimi anni. Il suo libro più famoso è stato una celebre monografia su Il corpo del duce, e cioè ha assunto come oggetto storiografico qualcosa che fino a quel punto nessuno aveva mai trattato in questo modo. Dunque, con questi due intellettuali illustri affrontiamo questo tema e vorrei appunto cominciare proprio con Sergio Luzzatto, con una domanda però che non riguarda direttamente la cultura italiana, ma più in generale. Ha senso ancora oggi, secondo lei, parlare di culture nazionali? Hanno senso culture nazionali? Esiste un profilo specifico? Ma io penso che la prima tentazione sarebbe di rispondere di no. Se per esempio noi proviamo a pensare all'Europa e al rapporto che l'Italia ha con l'Europa, beh, la prima tentazione sarebbe di dirsi l'Europa ormai ce l'abbiamo in casa, ci invade quotidianamente perché per esempio non cerchiamo di pensarci diciamo come europei prima ancora che come italiani. Però poi subito ci accorgiamo che se c'è una cosa, per esempio, che non funziona dal punto di vista del marketing culturale, che si tratti dei libri, che si tratti. Cioè, l'Europa, per esempio, sgonfia qualunque progetto commerciale. E questo è un primo, C'è un diciamo. altro elemento, se mi permette di Prego. aggiungere, cioè è vero che probabilmente di primo acchito uno dice esiste solo una cultura europea, non esistono le culture nazionali. Sta di fatto che per esempio i libri, di cui noi siamo tutti e tre per così dire cultori, sono diversissimi da paese a paese, ma diversi in senso fisico. Certo. Il libro francese non ha niente a che vedere con il libro tedesco, è una brossura, mentre quello tedesco è un libro rilegato, perfetto, mentre quello francese è abbastanza tirato via, quello italiano è una cosa ancora diversa, quello inglese è ancora una cosa diversa. Voglio dire che è proprio vero che. Esatto, cioè quindi non solo l'Europa come orizzonte culturale, ma anche l'Europa come orizzonte di consumo e come orizzonte industriale, eccetera, ci ricorda ogni giorno l'esistenza di vie nazionali, per così dire, all'Europa. E l'altra considerazione che mi farebbe dire, insomma, che diciamo porre come problematica questa questione dell'esistenza o meno di culture nazionali è l'America. Cioè, se c'è una cosa che invece è unificante al di là delle frontiere, è qualcosa che con noi non ha nulla a che fare dal punto di vista, diciamo, più direttamente istituzionale e all'apparenza anche culturale, come l'America, che invece è la Coinè. E quindi forse, diciamo, questo già basta a complicare il quadro. Eh certo. Caro figlio, Io lei? sono un po' seccato del fatto che non ci siamo parlati prima perché Luzzatto ha detto praticamente quello che avrei voluto dire io in Allora ci risposta. vogliamo No, ma salutare, no? posso cercare di sviluppare il mio punto di vista prendendo proprio spunto dal riferimento ai libri e alla loro diversità fisica, che è un fatto evidentissimo a chiunque ami girare nelle librerie. Ecco, la diversità fisica dei libri mi suggerisce l'idea, molto confusa e magari sbagliata, di vie nazionali a una cultura europea. È uno degli spunti cui si può fare riferimento per elaborare questo L'ultima volta che si è concetto. parlato di vie nazionali non è finita Non è bene. finita benissimo, diciamo così, Quindi. però io sono del parere che alcuni vecchi oggetti si possono, come posso dire, ricostruire, restaurare, forse utilizzare meglio in contesti diversi. Peraltro, proprio in letteratura io sono un fautore del riciclo dell'usato, sono un fautore di quello che diceva Eliot a proposito dei poeti immaturi e maturi. Lui diceva che i poeti immaturi imitano e i poeti maturi rubano. Questo credo che valga per molti ambiti. Io ricordo un libro bellissimo che, come tutti credo, non ho letto per intero perché è tecnicamente impossibile, che è La cultura degli europei di Sassoon.
Formidabile, il libro è formidabile. Sì, ma neanche io l'ho letto tutto, no, perché è talmente massiccio e pieno di dati, di numeri, di fatti. Esattamente, che... però ecco, in quel libro secondo me c'è una via, a proposito di vie, è quest'idea che vi sia un coacervo, un crogiuolo di fatti, di eventi, di circostanze, di microculture, sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista disciplinare, che formano l'unica entità di cui possiamo, secondo me, realisticamente parlare senza finire nel letto di Procuste delle definizioni nazionali, cioè la cultura europea. Però l'idea della via italiana, come delle vie degli altri paesi, a queste culture europee, secondo me è un'idea da sviluppare anche e soprattutto nella prospettiva a cui faceva riferimento Luzzatto all'inizio del suo intervento, quella della dimensione del marketing, che è un dato, ci piaccia o no, che non possiamo trascurare. Sì, però noi possiamo benissimo pensare che, come dire, ci sia questa idea di una cultura europea alla quale, come a un lago, arrivano fiumi da varie parti, le vie nazionali e queste cose. Vengono fuori dall'anno. O vengono fuori, che è poi la stessa cosa. Però andiamo un po' più. Oggi c'è o non c'è? Lei, Luzzatto, non vive in Italia, Luzzatto vive a Ginevra, che non è una cosa così lontana dall'Italia, ma comunque è un paese totalmente diverso ed è veramente una prospettiva fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia si percepisce come unità un qualche cosa che possiamo chiamare cultura italiana o no? Ma, come si può dire, se io dovessi rispondere attraverso quello che mi dicono gli amici francesi, svizzeri, cittadini del mondo che mi capita di frequentare da un posto, un po' un non luogo, diciamo, come Ginevra, la tentazione sarebbe di rispondere in un modo, diciamo, fin troppo autodenigratorio rispetto a noi italiani, no? Perché purtroppo è abbastanza forte la percezione che un discorso straniero sull'Italia ci comprenda, anche per le note vicende economiche e quant'altro, in una specie di sud dell'Europa o di nord del Mediterraneo, in cui l'Italia è appaiata con la Grecia, col Portogallo e con la Spagna, in un destino che forse le può corrispondere storicamente, ma... Beh, questa però è più la cronaca quotidiana di questi ultimi mesi, ma dico proprio culturalmente, uno fa riferimento a una cultura italiana o no? Guardi, io penso, la vede, cioè si percepisce? Da italiano all'estero rispondo per me stesso e dico che secondo me è percepibile una cultura italiana ed è percepibile in una doppia veste. Anzitutto è percepibile un provincialismo italiano nel senso negativo del termine. Cioè, gli italiani sono quel paese che ha una lingua, diciamo, non veicolare, fatalmente, rispetto alle correnti principali della cultura, che espelle, diciamo, cervelli perché non è in grado di coltivarli in casa propria. Io abito praticamente alle porte del CERN, per esempio, del CERN, e conosco fior di fisici italiani che lavorano lì precisamente per il fatto che anche se... Che non trovano lavoro qua. Ma insomma, in un variegato rapporto con la fisica italiana, che è uno dei pochi campi, diciamo, delle scienze dure, forse che ha conservato livelli di eccellenza, comunque hanno dovuto allontanarsi dall'Italia. Quindi esiste uno specifico della cultura italiana sotto forma di provincialismo, laddove al provincialismo si dia una connotazione negativa. Direi che esiste anche uno specifico della cultura italiana sotto forma positiva, e di nuovo è il provincialismo. E questo è un po' un paradosso. Però, secondo me, la forza dell'Italia consiste nel sapersi provincia, nel riconoscersi provincia. E questa è di nuovo una cosa che possiamo vedere attraverso questa specie di cosa che ci accomuna, che è la passione per i libri, no? Cioè, in fondo, gli italiani traducono tantissimo, sono anche discretamente tradotti, come Caro Figlio ci mostra attraverso il suo stesso esempio, ma per usare, diciamo, l'input e non l'output, per esempio, è impressionante. I francesi si pensano ancora come una cultura quasi autosufficiente. Gli inglesi e gli americani lo sono, gli italiani hanno il vantaggio di non essere. Certo, anche perché come i tedeschi sono i paesi sconfitti nella seconda guerra mondiale. Però volevo tornare con Caro Figlio un po' su questo tema. Lei è stato tradotto in 120 paesi e in 24-25 lingue, che comunque è un bel numero, è un bel primato. Quindi lei viaggia molto evidentemente nei paesi in cui è tradotto, eccetera. E durante questi viaggi, vedendo anche lei l'Italia da fuori, non vivendo fuori dall'Italia come Luzzatto, ma vedendo l'Italia da fuori, che impressione ha? Viene percepita una cultura italiana come un fatto unitario o no? Direi proprio di sì.
Io vedo due dimensioni parzialmente coincidenti con quelle che evocava Luzzatto, dico parzialmente. Una per l'appunto è quella del provincialismo deteriore, quella del luogo comune, quella che purtroppo per certi aspetti è venuta fuori, per esempio, nell'ultimo film di Woody Allen, con riferimento a un territorio. Parliamo insomma di uno dei miei idoli, intendo dire Woody Allen, però nessuno è perfetto. La potenza dello stereotipo, la potenza della frase fatta, la potenza di tutto quello che ci esenta dal dovere di pensare, purtroppo a volte fa vittime fra i migliori, come in questo caso e come in altri. Quindi c'è quest'idea stereotipa che se non è pizza e mandolino è poco di più, come posso dire, l'equivalente culturale della pizza e del mandolino. Poi però è paradossalmente a volte, coesistendo negli stessi soggetti, c'è la percezione di quello che è una brutta parola, però non ne trovo un'altra, dello specifico di quella che io chiamerei la via italiana alla cultura europea. Ecco, è proprio venendo a questo specifico, scusi Carolina. L'idea della bellezza. Lei, che è oltre che scrittore, è anche un narratore principalmente, esiste secondo lei un tratto specifico della narrativa italiana fuori? Cioè c'è qualche cosa che la comuna, un suo denominatore comune? Io non sono sicuro di saper rispondere a questa domanda. Percepisco in generale... Cioè, ma lei quando legge un libro americano in generale si rende conto che è americano. Se uno ci benda e ci fa leggere dei libri, potremmo sbagliare, ma insomma, però se è americano lo becchiamo. Sì, tendenzialmente sì. Ma... Becchiamo anche un bulgaro, becca se un libro italiano o no? Un libro italiano lo becchiamo, per usare la sua espressione, secondo me su alcuni aspetti, diciamo, non positivi, nel senso, cioè, non dico assolutamente che, come dire, questi connotati non positivi siano un tratto comune, però io constato in molte scritture, anche di autori dotati di talento non modico, uno scarso rigore nell'uso delle parole, lasciatemelo dire con nettezza. Io trovo che ci siano sostanzialmente due regole che riguardano la scrittura in generale, parlo di regole etiche, che poi naturalmente vengono applicate e praticate a seconda delle diversità. La prima di queste regole è niente parole inutili, che attenzione, quando io le dico no, subito qualcuno mi dice vabbè, gadda. No, io non dico gadda, anzi il contrario, facile a dirsi, ma difficilissimo a farsi. Diciamo che l'applicazione di questa regola, che non è facile, da noi è spesso un pochettino più lasca, mettiamola in questi termini. Quello che c'è di caratteristico, secondo me, di tipico della cultura italiana, secondo me, della cultura narrativa, secondo me va visto in maniera trasversale, passando dalla narrativa, intendo la letteratura, ma guardando altri generi, il fumetto per esempio, o la canzone, d'autore e non d'autore, il cinema. Questa è pop culture, insomma, la cultura più popolare. Credo che dobbiamo abituarci a ragionare su questo. Certo, anche. Sì. Luzzatto, lei invece che è uno storico, si distinguono gli storici italiani sempre nell'esempio della lettura bendata, cieca, si riesce a capire se è uno storico italiano o no? Io penso che si riesca a capire, diciamolo così un po' paradossalmente, per il gusto del paradosso, anche ad occhi bendati, sia, come si può dire, notando le cadute, delle volte senza rete, dei funamboli diciamo, italiani. E che cadute sono soprattutto? Ma diciamo dei funamboli, in realtà tutt'altro che funamboli, cioè dei mestieranti. Se penso per esempio alla mia disciplina, cioè la storia, io penso che la stragrande maggioranza dei libri di storia scritti dagli storici di mestiere, per esempio, siano libri che denunciano la loro condizione, diciamo, disciplinare nel senso, in questo caso, negativo del termine. Cioè sono libri scritti con una lingua estremamente gergale, sono libri accademici nell'oggetto, cioè sono... Più forse. Accademici, lei dice addirittura nella scelta dell'oggetto, sì. Nella scelta. Sì, di nuovo provinciali, nel senso in questo caso deteriore del termine, quindi diciamo io penso che purtroppo... Cioè si trovano i libri, si capisce che è un libro italiano per degli aspetti negativi, lei dice per ora. Per ora, cioè, per nel ora. Senso più che altri paesi, se confronto con altre culture, per esempio storiche, vedo che i colleghi francesi, per esempio i colleghi... Beh, i colleghi francesi hanno...
stradominato per 30 o 40 anni, hanno fatto terra bruciata di tutto quello che non era loro. Come faceva con la pubblicità, gli piace vincere facile, diciamo. Però adesso loro sono praticamente morti, defunti. In parte proprio per la difficoltà di corrispondere ai livelli dei loro maestri. Però diciamo, secondo me, particolarmente in Italia, questo problema che gli storici scrivono oscuro, come diceva Primo Levi, è un problema grave, è vero, tanto più a fronte invece di una domanda di storia che, ma di questo insomma è un po' un altro tema, ma è una domanda che sale forte invece da tutta una base, per così dire, di, anche generazionale di pubblico. Peraltro devo dire che secondo me si riconosce uno specifico degli storici italiani anche nei loro metodi, quando ci sono. Perché il caso di Carlo Ginzburg è il più evidente, diciamo, peraltro è forse l'unico storico italiano internazionalmente riconosciuto. Non si butti giù, esatto. non si butti giù. Diciamo che gli storici italiani, delle volte, a me viene in mente, quando penso a certi dei più bravi fra i miei colleghi, viene in mente, lei si ricorderà, quello che si diceva al tempo della Guerra Fredda dei piloti dell'Aeroflot. Si diceva che i piloti più bravi del mondo sono quelli sovietici, perché portare a terra senza incidenti quelle specie di carriole con cui loro devono volare è un segno di grandissimo. Ecco, gli storici, secondo me, italiani, sono un po' come i piloti dell'Aeroflot. Dobbiamo pensare a un mondo dove, per esempio, la risorsa principe, che è la biblioteca, in Italia è sostanzialmente preclusa, perché non esiste una biblioteca nazionale centrale degna del nome. Sono due, non esiste una, nel senso che ce ne sono due. E meno ce ne sono. Certo. No, siamo peraltro all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, quindi voglio dire, siamo in un posto da cui almeno da 70 anni si fa cultura. Però diciamo, la biblioteca per esempio è tipicamente il problema italiano. Andiamo a vedere le cifre e vediamo che la Biblioteca Nazionale di Parigi stanzia da sola 3 o 4 volte di quello che stanziano per l'acquisto di libri tutte le biblioteche italiane sommate in un'anno. Allora, gli storici italiani sono i piloti aeroflotti, non hanno delle biblioteche, hanno loro sì degli archivi, ma insomma devono fare sostanzialmente tesoro di una penuria di risorse che li obbliga a un massimo di inventività, diciamo, culturale, di tasso di innovazione storiografica ed eventualmente di investimento. Luci ed ombre. Però luci ed ombre della storiografia italiana. Luci sono luci che possono diventare addirittura splendenti. Fari. Mi vorrei riallacciare soltanto un attimo a quello che ha detto Rezzato quando ha fatto riferimento a un tema che per me è fondamentale, mi è molto caro, quello della lingua oscura. Ecco, io allargherei l'orizzonte di questo tema evocato da Luzzatto. Uno dei problemi della cultura italiana, quello che probabilmente rende più difficile il conseguimento di un potenziale enorme, che c'è, quello che fa riferimento all'idea di bellezza di cui parlavo prima e che è quella più fortemente percepita all'estero, bellezza come fatto estetico ed etico, è il fatto che molto della nostra cultura si è impregnato, per positivo o per negativo, del potere. E il potere è ciò che, per esempio, induce a scrivere, a parlare, a comunicare in maniera poco chiara, perché le nostre culture, diciamo così, disciplinari, sono impregnate, come posso dire, da una dimensione specialistica. Il fatto di parlare agli addetti ai lavori, di parlare ai letterati, o di parlare ai giuristi, o di parlare agli storici, si parlava prima del linguaggio gergale, cioè l'assenza o la scarsa consapevolezza di un'idea che il più possibile si debba aprire il messaggio, la comunicazione o il prodotto artistico. Se posso dire un mio parere, questa è una caratteristica, un tratto fondante della cultura italiana, cioè il fatto di essere una cultura con origini fortemente elitarie e per così dire corporative, quindi la cultura è un'elite corporativa e quindi parla a se stessa e non riesce a parlare. Gerghi corporativi. Per finire vorrei raccontarvi una storiella e farvi una domanda. Io ho un'amica molto cara che è una grande professionista dell'editoria americana che viene in Italia tutti gli anni, e quando viene, una volta che era venuta, anzi, mi ha detto: ma io se non venissi in Italia tutti gli anni non capirei niente dell'Italia, se non venissi in Italia non parlassi con voi, non venissi a cena da voi, non capirei assolutamente nulla, perché a leggere i libri italiani non si capisce niente dell'Italia. Questo secondo voi è vero, Luzzatto? O invece è un'esagerazione, è un po' una boutade? Mi sembra un po' una boutade. Mi sembra un po' una boutade, non lo so, pensandoci un po' all'impronta, fatalmente, devo dire che forse qui mi aiuta. Libri, qui parliamo più di narrativa, perché è ovvio che se uno poi legge un
voglio dire, un saggio, vabbè, capisci di cosa, ma insomma l'immagine che viene trasmessa dalla cultura più militante, per così dire. Guardi, lei dice comunque che è una buttata. Mi sembra un po' una buttata. Io faccio un viaggio meno lungo quando rivengo in Italia, praticamente tutte le settimane o quasi, faccio un viaggio meno lungo della sua collega americana e sto con i piedi per terra, nel senso che non volo, mi accontento sostanzialmente di attraversare il tunnel del Monte Bianco, o poco più, un po' di Savoia da una parte, un po' di Valle d'Aosta dall'altra. Le posso dire che, qui mi distanzio un attimo... Ben Sabaudo! Scusi? Ben Sabaudo! Sì, fin tra troppo. La Savoia di là. Fin troppo, però tra diciamo d'Aosta qui, prima di arrivare ai libri, le posso dire, per esempio, come si può dire, stando dentro un mondo di suoni, per ancora che di parole, l'autoradio, ecco, che ci tiene compagnia quando viaggiamo, passare dalla Francia all'Italia, attraverso il tunnel del Monte Bianco, spesso dal punto di vista di... come l'Italia parla di sé, immagino, significa in realtà attraversare molto più che gli 11 km del tunnel. Cioè sembra di passare da un mondo all'altro. No? È curioso perché per tanti altri aspetti esiste una coinè dell'informazione, però ci sono almeno due dimensioni che io le vorrei, dire, che vorrei evocare qui e che secondo me ci riportano molto in uno specifico della cultura italiana. E lei per esempio mi potrà dire più in maniera più consapevole rispetto alla narrativa. Cioè, per esempio, la dimensione della laicità e la dimensione del genere. Cioè? La dimensione della laicità, cioè basta attraversare quel tunnel e ci si rende conto che l'Italia, da un certo punto di vista, non ha ancora preso portato. Ah, cioè, per parlare di Savoia, sì. Cioè, come si può dire, la lentezza dell'Italia nell'evolvere in un senso laico profondo dal punto di vista della cultura esplicita, perché poi invece nei comportamenti e nelle coscienze a un certo punto di vista siamo altrettanto avanti, delle volte più avanti ancora, delle volte anche nel diritto siamo più avanti, perché l'Italia ha avuto qualcosa da insegnare in questi anni nel diritto di famiglia, ce l'ha ancora, ecco. Però dal punto di vista di come la cultura si esplicita in discorsi, in immagini pubbliche, a porta pia resta proprio. E lo diciamo da Roma e lo diciamo a un chilometro in linea d'aria dalla Vaticana. La seconda dimensione, secondo me, impressionante da questo punto di vista è il genere. Cioè, in Italia, a mio modo di vedere, il fatto che l'Italia resti un territorio, come dire, culturalmente a dominante maschile è molto forte e molto più sensibile, più che altro. E lei, caro figlio? Premesso che sono anche qui d'accordo, questo dovevamo trovare il modo di litigare un pochettino, questo insomma un po' seccante, però insomma non posso farci Luzzatto nulla. Luzzatto è invasivo, sa. Mi piaceva riprendere una metafora che ha usato Luzzatto, quella non abbiamo ancora preso portapia, e suggerire magari per un altro dibattito proprio una lettura della cultura italiana e della letteratura in particolare attraverso le metafore che usa, perché al di là, diciamo così, di una conversazione necessariamente sintetica come questa, riflettere sulle metafore fa capire nello specifico molto di più di quanto discorsi relativamente intelligenti o relativamente meno intelligenti, come nel mio caso, ci possano far fare. Le metafore studiate molto di più in altri paesi di quanto non accada nel nostro, ci danno una traccia di lettura della cultura e delle sue caratteristiche che allude, come posso dire, alle evocazioni fantastiche e alla ricorrenza di certi temi. Naturalmente prendevo solo spunto dalla metafora usata da Luzzatto, ma suggerisco per un'altra chiacchierata proprio questo tema, per capire, diciamo, più nel dettaglio di queste specificità. Ah, ma tornando proprio alla domanda iniziale, giusto. Però, perché questa l'abbiamo un po' schivata, la mia amica americana famosa... È una battuta. Secondo me, io, insomma, sarei abbastanza netto. Ma questo non so vale che... anche per la narrativa? Direi cioè, di sì, i romanzi italiani, sì. Generalmente parlando, non i suoi, ma i romanzi italiani presi nel loro insieme, danno un'immagine, non si può dire veritiera, ma insomma... attendibile di quel che l'Italia davvero è? Attendibile è una parola che io maneggio con estrema circospezione. Diciamo che danno un'immagine e naturalmente poi si tratta di capire che cosa si legge e quanto si legge e che tipo di segmento, che tipo di trancio
noi prendiamo per fare questo tipo di riflessione? Ma tendenzialmente direi di sì. Ora è odioso parlare della propria personale esperienza, ma a me capita spessissimo di sentirmi dire da lettori stranieri, parlo dei miei libri naturalmente, ora però, per un attimo, diciamo che è l'immagine, il racconto del paese o di un segmento del paese che ne viene fuori, corrisponde poi a una percezione approfondita attraverso altre letture o andando su, nei posti. Però, e questa è una domanda finale di chiusura che rivolgo sia a lei e anche a Luzzatto. Prendiamo un caso concreto, due casi concreti. I fenomeni principali per cui l'Italia purtroppo è conosciuta fuori d'Italia sono, da un lato, la criminalità organizzata e dall'altro la corruzione. Può piacerci o sicuramente non ci piace, però questo è. Allora, se lei prende i romanzi italiani sulla criminalità organizzata, narrativa, voglio dire, poca. Sulla corruzione, niente. Quando dico niente, voglio dire nulla. Nulla. Beh, insomma, magari la questione non è tanto del racconto diretto, come dire, della specifica fattispecie di reato, la corruzione, ma piuttosto quello di un tessuto sociale. Ci sono più romanzi americani sulla corruzione americana che non scherza? No, certo che non scherza. No, ma su questo però, lo scrivo. Mi permetta di raccontare un piccolo aneddoto che mi raccontava un collega, nel senso di magistrato, che interloquendo con suoi e nostri colleghi americani si sentiva dire: ma come, voi fate le indagini sulla corruzione? Siete pazzi, è difficilissima da scoprire. Noi facciamo in un altro modo: quando uno viene eletto gli mandiamo l'agente provocatore a offrirgli del denaro, se lo accetta lo arrestiamo, perché indagare sulla corruzione è molto difficile. Che significa questo? Significa che nel nostro paese, dove in assoluto ci sono più indagini in materia di corruzione, questo può produrre un effetto distorsivo sulla percezione. Nel senso cioè che sicuramente la corruzione è di più, ma altresì vi sono molte più indagini, molti più processi, perché in Italia il pubblico ministero è indipendente e quindi non è controllato dal potere politico. Dicevo, in questo paese l'intervento su quel tema è straordinariamente penetrante, poi è condizionato da tanti altri fattori. Il racconto di quello che accade nel paese non può prescindere anche da questo aspetto. Naturalmente c'è bellezza, come fatto libri, sì, sì, romanzi, racconti che ne parlano, altri che ne parlano indirettamente, però io ne farei una questione molto più ampia. Lei, Luzzatto, come la vede questa cosa? Io penso che forse per rispondere, per provare a rispondere proprio esattamente alla sua domanda, cioè i libri italiani raccontano l'Italia, io direi, paradossalmente, seguendo il filo del suo ragionamento, a dispetto di quanto diciamo della correzione degli effetti distorsivi che suggeriva caro figlio, si potrebbe forse immaginare che se per esempio quello della corruzione nella narrativa italiana contemporanea è perché di fatto gli italiani non lo hanno interiorizzato come problema. E forse non ci allontaneremo di molto dalla verità della situazione, nel senso che, voglio dire, anche storicamente, diciamo, gli italiani non hanno penalizzato in cabina elettorale partiti o figure di politici che venivano percepite come particolarmente corrotte, salvo forse la più recente delle autorità politiche italiane. Ma al di là di questo, io volevo come ultimo punto provare a avventurarmi su un terreno che non è il mio e domandarmi se in effetti non si debba distinguere fra forme di cultura nel momento in cui si domanda se parlano o no dell'Italia. Cosa intendo? Per esempio, i film, per quel poco che riesco a seguire il cinema italiano, spesso, soprattutto quando sono destinati a una circolazione internazionale, rappresentano proprio l'Italia che l'estero vuole percepire. Ho capito, sì, cioè, sì. Cioè, da Salvatore si impone, negli ultimi 25 anni, il film che l'Italia ha esportato è il film che conteneva, nel bene o nel male, con merito artistico o senza merito artistico, la cartolina. Lo stereotipo. Lo stereotipo. Questo anche per motivi produttivi, immagino, nel senso che in Italia si fanno almeno di 100 film all'anno, 10 sono quelli che provano a uscire, occorre tanti soldini per farli e quindi, voglio dire, bisogna assicurarsi di avere poi uno sbocco. Da questo punto di vista forse la narrativa è più genuina, cioè, come si può dire, essendo molto più ricca dal punto di vista dei numeri, e nel senso della produzione, e molto più povera dal punto di vista, come si può dire, dell'impatto all'estero, tranne pochi casi, forse è uno specchio più fedele, paradossalmente, proprio di quello di cui stiamo parlando, no? E allora, paradossalmente, se uno provasse a fare una tassonomia di quello che la narrativa italiana dice o non dice, forse ognuno di noi si potrebbe riconoscere più facilmente in quello specchio piuttosto che nello specchio del cinema.
insomma, in realtà parla dell'Italia, ma ci vuole un decodificatore, ci vuole uno storico abile come lei per capire che cos'è. Grazie a Carofiglio, grazie a Luzzatto e arrivederci.